bentornati a tutti amici in questo nuovo video interattivo. Oggi andiamo, come hai potuto vedere dal titolo, a vedere chi ti protegge. Abbiamo le nostre tre varianti, però in fondo al video troverai una variante, diciamo, esterna. Perché? Perché avevo iniziato a fare il video, sono stata interrotta, quindi io la prima variante comunque l'avevo fatta, ok? Quindi abbiamo una variante in fondo al video che vedrai dopo, quindi metterò i due pezzi di video insieme. La variante che avevo preparato prima era quella con il ranocchio e sarà quindi la nostra quarta variante. Abbiamo poi la prima variante, diciamo, la prima variante con il girasole, che è questa, seconda variante con la farfalla, terza variante la coccinella, ok? E troverai naturalmente in fondo al video la quarta variante che è stata registrata qualche giorno fa. Useremo le carte napoletane, andremo a vedere sempre con le carte napoletane anche i segni più coinvolti in ogni variante e useremo le carte create da me. Quindi partiamo subito, vediamo chi ti protegge, andiamo a vedere il girasole, la prima variante. Allora, posizioniamo le nostre carte. Quindi per il girasole andiamo a vedere intanto con il mio mazzo chi protegge le persone che hanno scelto la variante girasole, prima variante. Chi ti protegge? Chi ti protegge, girasole? Chi ti protegge? Prenderemo 5 carte e andiamo a vedere di cosa ci stanno parlando. Allora, qua abbiamo un essere spirituale, un essere di luce. Ok, sì, qua abbiamo proprio un essere di luce, può essere un angelo, un essere comunque di luce. Mi fanno vedere che è sempre accanto a te. Naturalmente è un essere che non ha emozioni basse come possiamo avere noi umani, quindi i rimpianti, la paura. È un essere che dà sempre e solo amore. Qui ci posso vedere proprio la classica figura di quello che noi definiamo angelo, ok? Angelo custode. Andiamo a vedere ancora, comunque un essere superiore. Andiamo a vedere ancora le carte napoletane, di cosa ci parlano. Anche molto, sì, senza tempo, fanno vedere il senza tempo. Chi protegge le persone che hanno scelto il girasole? Ok. Naturalmente. Forse tu hai fatto una richiesta di protezione, mi fanno vedere questo. Penso di sì, penso che tu abbia chiesto protezione in certi momenti. O comunque è un qualcosa che hai deciso tu. Mi fanno vedere questa cosa. Vediamo un po'. È un essere superiore, uno spirito, un angelo che comunque ti guida e ti protegge da qualsiasi cosa negativa in generale, azione, evento o anche persone. È anche una guida, mi viene da dire guida più che angelo, mi fanno vedere uno spirito guida, qui mi fanno vedere questo, è come se hai bisogno di un accompagnamento, è uno spirito guida, un angelo, un qualcosa, comunque un'energia che ti accompagna perché da solo o da sola tante situazioni non saresti naturalmente in grado di gestirle, quindi è come se fosse proprio una guida. Dunque. Naturalmente qui ho carte che mi parlano di silenzio, quindi non ci sono manifestazioni,
E anche nei viaggi mi fanno vedere che ti protegge anche negli spostamenti, nei viaggi, in casa, fuori casa, in ogni momento della tua vita. È come se ci fosse sempre accanto a te questo spirito guida che ti protegge dalle persone malvagie, dagli eventi magari dove potrebbero nascere dei problemi. Anche nei momenti di confusione, quando probabilmente nel sonno, ok, nel sonno, ma anche nei momenti di confusione, nel senso quando uno è un po' giù di morale e non riesce a prendere una decisione, non sa quale strada prendere, io ti direi qui proprio la risposta è lo spirito guida, uno spirito guida, quello che mi fanno vedere. E dicevo che non vedo manifestazioni. Nel senso che qui ho carte di silenzio, ok? Questo è quello che mi fanno vedere, magari a differenza di altre varianti, di altre stese, dove possono esserci defunti che si manifestano magari con un cuore, con una farfalla. Qua mi fanno vedere la carta del silenzio, ma della presenza. Quindi qui potresti percepire magari sì, la presenza. Qua sì, però non ho carte che mi parlano forse. Ecco, forse quello che potrei vedere qui a livello di manifestazione, l'unica cosa che posso vederci sono le farfalle, l'unica cosa che posso vedere in questa variante, come dire ci sono, oppure come un soffio, come una leggera brezza. Questo forse per i più sensibili, per le persone un pochino più sensibili a queste manifestazioni comunque lievi, ok? Un po' più attente, un po' più sensitive, emotive. Allora sì, una farfalla o qualche brezza, un leggero soffio, questo come manifestazione, ok? Però mi fanno comunque vedere carte che sono molto di silenzio, proprio forse come dire nel silenzio del tuo cuore puoi percepire il mio consiglio, puoi percepire la mia presenza o nel silenzio della tua mente puoi percepirmi. Mi arriva questo, ok? Allora andiamo a vedere adesso i segni che sono più coinvolti nella nostra prima variante. Vediamo un po' per chi ha scelto il girasole. Quali sono i segni maggiormente coinvolti? Prima variante girasole. Abbiamo i segni di aria, gemelli, bilancia, acquario. Posso vedere ancora il segno dell'ariete e i segni di terra, toro, vergine e capricorno. Abbiamo anche forti segni di fuoco, ariete, leone e sagittario. Ok? Quindi questa era la nostra prima variante per la domanda chi ti protegge. Io passo adesso alla seconda variante che aveva la farfalla. La mettiamo qui e andiamo a creare la nostra stesa con le mie carte. Allora, vediamo un po' per chi ha scelto la farfalla, secondo mazzetto, farfalla, chi ti protegge? Chi ti protegge? Prendiamo 5 carte, come abbiamo fatto prima. Allora, ci sono più energie qua. Vediamo un attimo. Allora, qui posso vedere energie femminili ed energie maschili. Energia maschile, posso dire che qua posso vedere una persona che, naturalmente qua sto parlando di defunti, ok? Quindi antenati. Posso vedere una persona, un'energia maschile che poteva lavorare magari nell'ambito della legge, ma mi arriva anche forte un qualcosa collegato con i treni. Con il fischietto,
con i viaggi in generale, ma anche con la legge. Questo è quello che mi fanno vedere per quel che riguarda l'energia maschile. Per quel che invece riguarda l'energia femminile, posso dire che era. Allora, mi fanno vedere che entrambe queste energie sono comunque sempre accanto a te. Mi fanno vedere il coraggio, quindi persone coraggiose nella vita di tutti i giorni, nella vita che hanno vissuto, persone che comunque potevano vivere un po'. Non so se l'energia maschile o l'energia femminile, ma qua mi arriva che una delle due energie poteva vivere un pochino nella povertà. Uno dei due mi fanno vedere che era una persona che portava rancore. È una persona che si accontentava anche proprio di poco. Viveva nella povertà, quindi aveva poco e si accontentava di poco. Ok? Questa energia, una delle due, ripeto, c'è femminile e c'è maschile, è come se poi nella vita comunque ha avuto uno sviluppo positivo, ok? Quindi poteva essere magari vissuta nella povertà da bambina in adolescenza e poi aver fatto carriera e avere avuto successo nella vita, ok? Questo è quello che mi arriva. Erano comunque persone che vivevano in mezzo agli altri, ok? Abbiamo parlato di una persona che poteva magari fare come lavoro in una stazione ferroviaria o una persona che lavorava, non lo so, mi arriva un soldato, un poliziotto, un qualcosa. Un giudice, un qualcosa di questo genere, comunque una persona che viveva a contatto proprio con le persone, con il pubblico, con la gente, in mezzo alla folla, in mezzo alla gente, e mi fanno vedere queste energie. Possono essere due, possono essere tre, ci vedo più due donne e una figura maschile qua. Ok? Andiamo a vedere ancora con. Direi anche comunque persone serie che sorridevano poco. Mi arriva anche questo. Vediamo ancora con le carte napoletane che cosa aggiungiamo. Vediamo chi ti protegge. Chi ti protegge? Sorridevano poco. Parlavano poco, ci vedo tanto l'autorità qui, le persone che quando parlano quello che hanno da dire è molto importante. Credo che siano tuoi antenati comunque, familiari, perché vedo un legame forte insieme a te. Anche persone comunque indipendenti. Allora, quello che aggiungono qui le carte è come se ci fosse un'energia maschile qui accanto a te che probabilmente si potrebbe manifestare con delle monetine. Potrebbe esserti venuta in sogno, esempio, averti dato numeri fortunati, cose di questo genere. È come se. Mi fanno vedere che ti porta come dei doni, ti porta dei regali, un qualcosa di positivo o si manifesta proprio con delle monetine. Fanno proprio vedere le monetine qua. Ci sono anche persone che, forse sei tu, amano proprio l'estate, il sole, il mare, il caldo, ok? Le altre figure, le altre energie che mi fanno vedere qui le carte. È una sorta di protezione, non ti lasciano da sola nei momenti difficili, soprattutto c'è tanto amore, amore vero, ok? In queste carte. E credo che ti
ti abbiano anche dato proprio la forza di uscire in alcune situazioni comunque abbastanza difficili, e questo ti è servito anche per sentirti spesso comunque più forte nei momenti dove non ti sei sentita sola, perché qua credo che hai percepito, per qualsiasi evento che sia successo, hai percepito che qualcuno è come se ti avesse un po' salvaguardata, salvata, protetta, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che mi fanno vedere le carte. Sì, è come una sorta proprio di, mi viene in mente, una campana, un velo, un qualcosa che ti protegge, una forte protezione qua, ok? Allora andiamo a vedere. Questi sono comunque antenati defunti familiari. Allora andiamo a vedere adesso, per la farfalla, i segni maggiormente coinvolti. Seconda variante, farfalla, i segni maggiormente coinvolti. Segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci. Segni di fuoco, ariete, leone, sagittario. Posso vedere però qui confermato il leone, il cancro forte, e anche il segno dell'ariete. Ok? Questa era la nostra seconda variante. Io passo adesso alla nostra terza variante, che ha la coccinella. Quindi se hai scelto la coccinella, prepariamoci per vedere chi ti protegge. Allora, coccinella. Vediamo chi protegge la terza variante per chi ha scelto la coccinella. Chi ti protegge? Ok, 5 carte. Vediamo un po' di cosa ci stanno parlando le carte. Allora, posso vedere due energie, ok? La prima energia che vedo è un essere perfetto, ok? Un essere perfetto è un essere che comunque fa parte della natura. Questo è quello che mi fanno vedere. Poi vediamo se riusciamo un attimino a dare una definizione, ok? Vediamo se dopo riusciamo a capire, a dare una definizione. Però in questo momento mi sento di dire questo: c'è un essere che fa parte della natura, collegato molto con Madre Terra, posso dire questo. E ho carte che mi parlano comunque di perfezione, quindi uno spirito comunque superiore anche qui. Oltre questa energia, ciò che vedo è comunque una donna defunta, che nella vita quello che faceva era cercare sempre, potrebbe essere che nella vita questa donna studiava. Le piaceva leggere, amava studiare, amava leggere, o aveva magari studiato per tanti anni nella sua vita, era magari addetta aveva una specializzazione, un qualcosa in un settore specifico. Era una persona che anche qui probabilmente o aiutava gli altri, o aveva poche pretese, o poteva magari avere un marito un po' brontolone, ecco, forse era anche una di quelle persone che si accontentano di poco, aiutano sempre gli altri, magari c'è anche qualcuno che non era grato a lei. Fanno vedere comunque una persona molto buona, che difficilmente. Quindi abitudinaria, che difficilmente ha fatto dei cambiamenti. Quindi qui vedo una persona comunque che magari è nata in un posto ed è rimasta in quel posto, non si è spostata, non ha viaggiato, eccetera, eccetera. Sento forte l'energia della terra, come ho detto prima, e l'energia dell'acqua, l'elemento dell'acqua. Andiamo a vedere ancora con le carte napoletane. Quindi qua c'è una donna
defunta, ok? Che poteva anche semplicemente essere una tua amica, ok? Non per forza una familiare, e uno spirito superiore. Allora, vediamo ancora per chi ha scelto la coccinella. Era una donna un po' insicura di se stessa, questa, nonostante le grosse capacità che aveva, poteva mirare più in alto e invece volava basso. Mi viene da dire questo. Vediamo ancora chi ti protegge. Coccinella, chi ti protegge? Allora, qui abbiamo poteva anche essere una donna che per la famiglia ha, come dire, sacrificato la sua carriera. Mi arriva forte questa cosa. Per la famiglia, per i figli, ha messo da parte il suo lavoro e la sua carriera, la sua specializzazione. Naturalmente qui c'è una protezione nei momenti bui per te. Sei una donna che ha avuto difficoltà comunque nella vita, l'abbiamo detto. Qui posso vedere le persone amanti degli animali o che hanno perso magari anche un animale da poco, quindi qua potrebbe anche essere uno spirito di un animale, assolutamente sì, essere presente in queste carte. Quello che ci vedo come manifestazione qui sono le piume, i cuori e le farfalle, ok? C'è un qualcosa collegato con l'Oriente, non so perché, ma se è la tua variante capirai tu. C'è l'intuizione in queste carte, è come se fanno arrivare magari una decisione che arriva come un'intuizione. Oggi devo fare questo, arriva come un'intuizione questa cosa ed è come se fosse un'intuizione che arriva per il tuo bene, naturalmente dall'alto, ok? Da questo spirito intelligente che ti guida, che abbiamo visto prima. Naturalmente c'è la protezione nei momenti di difficoltà e l'assistenza nella vita quotidiana, ok? Vediamo se c'è altro da dire. Penso che qui nel passato hai vissuto magari un periodo dove vedevi parecchie piume. Mi arriva anche una protezione per i figli qui, se hai dei figli, o forse hai vissuto un momento difficile, magari in un momento, ad esempio, delicato, come può essere la gravidanza. Quello che mi fanno vedere qui è che in questo periodo è come se cercavano di farti sentire la loro vicinanza manifestando delle piume. Quindi magari nella vita per strada, nella vita di tutti i giorni, vedevi spesso ogni tipo di piuma. Ecco, questo erano loro, come se ti dice, soprattutto la figura, l'energia femminile, che ti diceva ti sono accanto, smetti di parlare di questo periodo difficile, volta pagina o comunque concentrati sulle cose belle, cerca di cambiare energia, non voglio vederti soffrire, ok? Questo è ciò che mi stanno mostrando le carte. Quindi soprattutto, ma io vedo che già nel passato ti sono stati molto accanto, in un periodo abbastanza particolare. Sono accanto nella vita quotidiana, quindi nella vita di tutti i giorni. Qua posso vedere anche i cuori, qua posso vedere anche il simbolo del cuore comunque, non solo quello che ho detto prima. Vabbè, il loro progetto naturalmente
è quello di portarti sulla strada giusta, è quello di, qua c'è la carta del, come dire, regalo, quindi quello di proteggerti e portarti cose buone nella vita, ok? Quindi qua ci sono due energie, un'energia di una donna defunta e l'energia di uno spirito comunque anche della natura collegato con la terra. Ho detto, era forte l'elemento terra e l'elemento acqua, ma potrebbe anche esserci proprio un animale, lo spirito di un animale. Ok, allora vediamo un po' i segni maggiormente coinvolti in questa terza variante. Allora, abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario e i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ancora il segno d'acqua, il segno dei pesci. Ok? Queste erano le nostre tre varianti, quelle che abbiamo creato adesso in questo video. Io adesso lascio la quarta variante che aveva il ranocchietto e vado ad attaccare l'altra parte del video. A presto, luce. Sarà un video probabilmente abbastanza breve, perché è una domanda secca, ma andiamo a vedere. Penso che questo tipo di video sul canale non c'è ancora e quindi mi è venuta questa idea di farlo oggi. Allora, andiamo a vedere. Io inizio, ti lascio poi i tempi sotto in descrizione, come sempre. Voglio andare a vedere, usando sempre le mie carte, poi le carte napoletane, e andiamo quali sono anche a vedere quali sono i segni maggiormente coinvolti in questa variante. Allora, vediamo chi protegge le persone che hanno scelto il principe ranocchio. Da chi hanno qui la protezione? Prendo tre carte dalle mie. Questa carta mi può far pensare assolutamente alla protezione. Andiamo a vedere ancora con le carte napoletane e poi vediamo in base a quello che mi arriva. Ho già una mezza idea, ma preferisco esprimermi dopo. Allora, come sai, se hai visto dal video di presentazione del mio mazzo, abbiamo ben due carte qui. Ti faccio vedere, che hanno il colore bianco e il colore indaco. Mi indicano comunque i piani superiori, quindi comunque il sesto chakra e il chakra della corona. Ok? Infatti qua anche la ranocchia ha proprio la corona in testa. Andiamo a vedere chi protegge. Allora, comunque sento un'energia femminile. Chi protegge le persone che hanno scelto la prima variante? Da dove arriva la loro protezione? Una nonna. Allora, porta anche un aiuto oltre che una protezione. Allora, io qua vedo una figura, un'energia femminile che era molto buona di carattere, era una persona, probabilmente è una persona che non c'è più, oserei dire.
Ci sono due energie che mi arrivano, una maschile e una femminile, ma andiamo un attimo per ordine. Quindi dicevo, la figura femminile che ci vedo qui era una figura comunque molto gioviale, come dire, una persona che vedeva il buono in ogni cosa, una persona che non aveva pretese, una persona che era di altri tempi. Una persona che aveva anche avuto una vita non troppo facile, ma aveva sempre mantenuto il sorriso. Una persona che lavorava, mi viene da dire che poteva anche fare un lavoro duro, tipo in campagna, questi lavori così. Una persona che tu pensi spesso. E da quello che mi arriva dalle carte, è una persona che tu hai in mente in questo momento, quindi hai capito di chi si tratta. Poteva avere un bel sorriso, poteva essere simpatica o comunque portare l'allegria sempre dove c'era lei. Dopo questo mi fanno vedere una figura maschile, un'energia maschile che poteva essere anche lui circondato da tante persone, una persona secondo me che viaggiava, ma soprattutto lo vedo circondato veramente da tanta gente, forse per lavoro. La figura femminile mi fanno vedere anche che comunque era, non dico benestante, ma economicamente stava bene, poteva essere anche una persona che ti ha lasciato qualcosa a livello di eredità. Una persona comunque che viveva con poco, si accontentava di poco, eh? Mi fanno vedere questo, mi fanno vedere le risate. Comunque una persona molto, molto, molto solare. Poteva amare le perle o i brillantini, le cose che comunque, più che altro le perle. Sì, brillantini tipo Swarovski, queste cose qui, qualcosa che luccica, ma soprattutto le perle mi arriva qui. Anche il corallo. Entrambe le figure sono comunque figure che fanno parte del passato, eh? Quindi secondo me sono comunque defunti, entrambi, sia l'uomo che la donna, non necessariamente tra di loro devono essere collegati, potevano vivere distante da, o possono essere in questo momento, ecco, in un'altra città, ok? Il corpo potrebbe essere distante comunque da te, mi fanno vedere questo. Penso che questa donna ti abbia visto o nascere o comunque da bambina, da neonata. Basta, direi che ho detto tutto. Voglio vedere un attimino se c'è altro da aggiungere. L'uomo lo vedo molto fuori casa, molto viaggiare. Poteva essere anche. Probabilmente loro si sono trasferiti durante la vita. Mi fanno vedere questo. Ok? Allora, andiamo a vedere ancora i segni che sono maggiormente coinvolti in questa variante. Io vedo molto vicina la donna, soprattutto qui comunque. Poteva avere anche un neo questa donna particolare. Allora, vediamo. Allora, i segni maggiormente coinvolti in questa prima variante che ha la ranocchia. Vediamo un po'. Abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, infatti.
e i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Ma qui posso vedere ancora il segno dei gemelli, il segno del cancro, il segno dei gemelli, che comunque mi viene riconfermato, e il segno dell'ariete. Ok, riconfermato nuovamente.